preso. Donzella. Donzella. Ok. Questa è stata la mia primissima cattura fatta all'isola di Ponza, quest'isola in mezzo al Mar Tirreno in cui con Giacomo siamo stati ormai 4 anni fa e se vi ricordate ci siamo divertiti parecchio. Eccolo! Ce l'ho! Bello, lo rilasciamo. Raga, eccolo. Mangia. Ci sta. Eccolo, il tuo. Oh, slamato. Scorfanone di Ponza, ma bello. Era da tanto che volevamo organizzarci per tornare a Ponza, ma tra una cosa e l'altra ci siamo riusciti solo quest'anno, anche insieme a Davide. Abbiamo fatto 3 giorni di sola pesca e nient'altro, alla ricerca di barracuda e anche di pesci del light rock fishing, magari barracuda giganti, e in questo episodio, che sarà il primo della serie, abbiamo pescato principalmente con esche topwater, in particolare lo stilo della Jackfin, che è un needle, che è un'esca un po' meno convenzionale rispetto ai soliti long jerk che vengono utilizzati per la pesca al barracuda, ma sono altrettanto efficaci. Buona visione. Si sta avvicinando l'ora X, quella del tramonto. Fa parecchio freddo, pensavo meglio. Comunque ci siamo riposati con Giacomo e Davide, ci facciamo il calasole alla ricerca di qualche barra. Buona età. Però adesso è ora di fare sul serio. Io e Giacomo ci stiamo preparando, è ora del barra. Quanto lo vuoi? Sì, lo voglio. Io inizierei con questo Finder Jerk 150, colorazione sgombro insanguinato. Ovviamente sulla Fishing and Biodiversity Rod. Via. Già vanno qua intorno. Capito già? Hanno visto i barracuda ieri. Freddo di Dio, ragazzi. Quanto freddo. Questo. Dritto, vedi. Così, ma lento. Qui un cazzo, neanche un inserimento. No. Adesso è buono, eh. Adesso è il momento suo. Ma tu l'hai mai visto dal vivo un barra? No. E dai. Eccolo. Guarda, guarda, lì, 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 lì. Vedi? È un barra. È certo che è un barra, da. Bombardate, spaccate braccia. Hai visto? Sì. Guarda, che adesso sta sul mio. Ah, qua, ce n'è un altro.
secondo round, il round dell'alba. Speriamo bene. Prima mangiata. Senti, è partita la frizione! Dai, 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 buono, buono. E ora? Eccolo, qua sotto. Guardalo, qui sotto sta. Malato! Malato! Sullo stilo? Sì, sullo stilo! Ha fatto proprio blu dietro lo stilo! Guarda che ancora! Dai, qualcuno ne incuriamo! Eccolo! Che attacco! Che spettacolo! Non me l'ha preso! Che attacco! Si sono attivati a galla! Incredibile, l'ho visto bene. Guardalo lì, guarda che grosso. Grosso? Eccolo, ma eccolo! C'è! Grande morte! Ce l'ho! Con lo stilo! Pare bello pure! Bello, cazzo, dove vai? Bello! Bello! Non è piccolo, eh? Con lo stilo! Bel pesce! Sì, sì, questo ce lo mangiamo. Oh, ma ha dato tre volte, eh? Un bel barra! Con lo stilo 2.10, colorazione guglia. Giacomo in canna! Slamato! Che figata comunque a galla, eh! Saltano tutti fuori! Stilo recuperato lento, regolare, mi fa impazzire! Oh, stava dietro! Cazzo! Guarda lì! Già, Andrea ha capitalizzato! Invece avevo avuto 1000 attacchi e preso in cazzo. Però sono stato il primo a vedere gli inseguimenti dietro lo stilo. Sì. Sai che si potrebbe fare anche? Delle pause. Recuperi regolare e poi ti fermi. Guarda, 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 guarda che bestia che è questo. Hai visto che bestia? Finalmente ho sverginato la Fishing Biodiversity Custom Rod anche in fresh water con un bel pesce, il mio personal best barra finora. Sto stilo è distrutto. Tutti serra che ha preso, adesso pure il barra. Porco cazzo! Questo ce lo mangeremo con Davide e Giacomo. Bel pesce, poi lo misuro. Come lo mangiamo? Ci tocca sfilettarlo. Un metro 75, sì. 75. 75 e mezzo. Sì, guarda, è bello qua che c'hanno questo rostro. Siamo tornati a casa. Abbiamo sfilettato il barra e ce lo mangeremo perché Davide lo deve provare. Come lo cucineremo? In padella. Con olio e sale. Così Davide prova il suo primo barra. Comunque faceva 1,7 kg. Pesce non male.
Adesso con Davide stiamo andando a fare spesa, a comprare un po' d'occorrente per mangiare il barra. Margherita Conad. Siamo arrivati all'orario di apertura, proprio alle 8. Alle 4 ci spostiamo. Spesa fatta, adesso andiamo a dormire e poi prepariamo il barra. Bella, olio, sale, peperoncino e sbarra. No, peperoncino non ce l'abbiamo. Orca. Burundi's cooking. No, è per esaltare il sapore del barracuda. Sì, un po'. Una porzione generosa d'olio. No, non troppa. L'aglio ce l'abbiamo? Porca. Perché stai usando la carta igienica? Perché non avete comprato lo scotch. Ne metto poco, poi... Dal mare il barracuda ha fatto un po' di metri e è venuto sulla nostra tavola. Davide prova il suo primo barracuda. Vomita se devi, No, non fa di pesce. Non è, penso che fosse molto più forte, buono. Già? Ah, io già l'ho mangiato il barra, buonissimo. Buono. Nemmeno il tempo di digerire il barra che siamo tornati subito allo spot. Ma prima di ricominciare a lanciare abbiamo fatto visita al negozio Pesca in Mare Ponza e abbiamo parlato con il titolare, Marcello, che è un punto di riferimento per l'isola. E io ho recuperato veloce. Eccolo. Eccolo. Su serio? Sì. Portalo. Sì. Dove? Grande Andre. Finalmente. Preso? Oh, vedi? Vedi che ci sono? La double. Ottimo. Bravo Cia. Bravo Cia. Vai. Siamo arrivati in alto. Sì. Bravo Cia. Orcia. Pesca, pesca. Vai, vai, c'è il libro. Sì, ci sei. Scusa, scusa Andrea. Grande Cia. Bello. Ha mangiato tante volte. Sì. Bello. C'è il primo lancio, ma... Quanto misura? Aspetta, misuriamo. Tu dai, vai a pescare, vai a pescare. Manca l'aliscafo. A provare l'aliscafo. Tirava? Sì. Bel barra per Giacomo, bello. 80, 80, 80. Bello. Bello. Ripartito, bravo già. Complimenti. Oh, ma quello di Giacomo era grosso, è 80. 80 centimetri. Cioè no. Già mangia di continuo. A Giacomo mangiano di continuo? Io ce ne ho tipo dietro 20 al colpo. Cioè, anche se non mi mangiano. Non so perché non ho messo all'arma, non metto. Guarda. Oh! Era sul mio, eh? Sì, è bellissimo. Sul mio! No, il mio che salto! Mi vedi a fini, solo che. Guarda! Però solo quel colore. Oh, non. Non lo prendono. Ma qui con le cime è difficile poi, No, io l'ho tirato fuori qui. Guardacelo dietro! È grosso! Guarda che bestia! Guarda quello lì! Oh! Porco! Già
Giacomo ha preso il mostro. Bravo. È venuto? È venuto? Sì. Grande! Grande già, grande. Che bestia! Grande già. Bravo già, bel pesce. Bel pesce. Là ci abbiamo tutta la roba. Baracuda. Questo è un big, eh? Questo è un big. Questo forse è da metro. Misuriamo perché Giacomo ha preso un pesce pazzesco. Bello. Sarà 3 kg. 94 centimetri, quasi metro. È enorme. Bello, ma poi sei stato bravissimo lì, sei stato bravissimo. Io l'ho fatto andare. Io se nella cima era finita. Era finita. Allora io ti lascio tutto là, tu fai quello che vuoi.